Firmato questa mattina a Palazzo Fuga un accordo fra il Comune di Napoli e il Ministero della Cultura per la rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri. Il progetto prevede di trasformare l'enorme edificio settecentesco voluto da Carlo III di Borbone in un centro culturale polifunzionale. Sin da bambino, oppure quando ero studente universitario, mi capitava di passare qui davanti, ho sempre fantasticato sulle potenzialità di questo luogo e di questo edificio. Cominciamo a lavorare. Fra poco verranno bandite anche le gare d'appalto per una prima realizzazione e poi siamo impegnati a trovare altre risorse, sono impegnato a trovare altre risorse affinché questo progetto possa poi rapidamente vedere luce, perché riqualificando questo sito noi ridiamo impulso a tutta la zona e ringrazio anche l'università, la Federico II, che poi è la mia università di origine, per l'aiuto e la determinazione con cui partecipano a questo progetto. 115 milioni di euro vengono stanziati tramite il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Nel Real Albergo dei Poveri saranno alloggiati una seconda sede del Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Nazionale e una scuola di specializzazione dell'Università Federico II. Il Comune di Napoli si impegna a garantire la massima partecipazione dei cittadini nel processo di valorizzazione dell'area. Stiamo rispettando perfettamente i tempi previsti dal PNRR, il piano di fattibilità tecnico-economica è in conferenza dei servizi, quindi tutto l'iter approvativo dovrebbe concludersi per il mese di marzo, per il 30 marzo. Questo consentirà aprile di affidare le procedure per la realizzazione, sia per il progetto definitivo che per la realizzazione dell'opera, quindi aprire il cantiere entro fine anno. Però noi abbiamo previsto, come stiamo facendo in tutti i siti su cui stiamo lavorando, di garantire anche degli usi temporanei, cioè fare in modo che durante il periodo di realizzazione delle opere alcune parti dell'edificio, tra cui queste che noi stiamo vivendo adesso, restino aperte e vengano utilizzate sia per delle attività espositive, delle attività associative, anche delle attività innovative che poi vedrete. Quindi l'albergo dei poveri rinascerà subito.